Adesso, amici di Punto Zero, siamo arrivati a presentare un nostro amico, perché a metà giugno è uscito il suo album, io l'ho ascoltato un po' di volte, ho cercato di chiamarlo, ma era sempre impegnato con la promozione di questo di quest'album, di questo CD, e adesso invece siamo riusciti a trovarlo, ed è in collegamento telefonico con noi, Vito Antonio Mastrangelo. Ciao Vito! Ciao a tutti, ciao a tutti! Allora, ciao, che ci racconti di bene, di bello? Ma posso dirvi, io mi sono appena fatto da un po' un bel pranzetto del sabato. In questo momento sono nella ridente località di Nemi, per qualche ragione non vi sto a spiegare. Sei in giro comunque con la promozione dell'album? Ma in questo momento in realtà no, sono qui per piacere. Però sono un po' di vacanze. Un minimo, sì, in realtà è vicino Roma, insomma. Perché tu vieni, sei di Roma, giusto? Sono di Roma, sì, sì, vivo a Roma. Bene. Allora, dai, parliamo subito del tuo album, che si chiama Daily Life Soundtrack, giusto? Sì, esatto. Ah. Allora, possiamo dire innanzitutto già dal nome che molto vuole essere un molto po' complicato, devo dire. Per lo so. Beh, questo problema dei nomi inglesi, ho chiamato tutte le tracce con nomi inglesi e anche l'album così, vedo ogni tanto un po' complicato. 11 tracce, se non sbaglio, io le ho ascoltate tutte, sì. Cioè, sono due o tre che mi piacciono, che poi magari faremo ascoltare durante questa intervista ai nostri amici, ecco. Allora, già dal titolo, dai, raccontaci qualcosa sul titolo di quest'album. Allora, sì, il titolo appunto sta per colonna sonora della vita di tutti i giorni, e di fatto è un po' quello che vuole essere, insomma, vuole accompagnare, diciamo, le giornate di chi lo ascolta. È un titolo che in realtà mi è venuto in mente suonando per strada in alcune esibizioni, sai, quando suoni da un po', po' a osservare le persone intorno, è quasi quello che osservi ti fa, cioè sembra che ti stai un po' facendo della colonna sonora estemporanea a quello che vedi intorno, un po' così, ho avuto questa specie di visione, ho detto ah, mi piace, l'ho chiamato così. L'hai chiamato così, perché tu hai suonato, sì. Ricordiamo agli amici che tu hai suonato in giro per il mondo, no? Io ho letto un po' di cose su di te, ho visto un po' di video, Messico, sei stato un po' in giro. Sì, esatto. Ecco. Ormai sì, è parecchio che suono, e sono suonato con il gruppo in Cold Blood per una decina d'anni. In realtà il genere che facevamo era tutt'altro, suonavo metal, quindi pensa un po'. Adesso gli ascoltatori, quando ascolteranno insomma quello che faccio adesso, capiranno da soli le differenze. Cioè, tu sei passato dal metal all'acustico praticamente. Dal metal all'acustico, questo tipo di acustico qui, molto insomma leggero. Ah. Sì. Come sì, mai questo diciamo passaggio? Che è un'evoluzione. Guarda, non saprei, non credo ci sia una reazione vera e propria. Io già con Incor Blood ho sempre composto, insomma, i brani, diciamo, però io componevo, poi arrangiavamo insieme. E non lo so, a un certo punto la mia creatività è andata altrove. È passata dalla chitarra distorta, iperveloce, alla chitarra plastica, cosa di più leggero, diciamo. Piacevole. Sì, corde di nylon, ritmi più dilatati, sì. Così. Vabbè, anche questo è essere artisti, cioè voglio dire, no? Sì, insomma, si spera. sì. Perché lì facevi sperimentare, ricercare, sì. Diciamo che questo è quello che mi piace fare. Dopo un po' io mi annoio, sinceramente, di fare sempre lo stesso brano, io mi annoio, quindi... Sì, no, ma io so da molti musicisti che comunque sia sperimentano, come hai detto tu prima, i nuovi generi e poi magari si trovano davanti un qualcosa che gli piace e li porta a cambiare rotta. In queste 11 esatto. Tracce, cioè, qual è la tua preferita? Allora... Se c'è, perché poi tu li hai scritte tutte, quindi magari dici no, mi piacciono tutte. Allora, se dovessi dire la mia preferita, proprio diciamo in contrasto con quello che ho fatto prima, che comunque non rinnego, perché con Lincoln Blood abbiamo registrato 3 CD che tuttora ritengo di tutto rispetto, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un genere che mi piaceva molto, però quella che mi piace di più di questo disco qui, forse è Celestial, perché è quella in cui sono meno note. Allora, diciamo sono passato da fare questi brani ultra... cioè pieni di arrangiamenti molto cari a cercare proprio qualcosa di essenziale. E diciamo che con Celestial mi sono avvicinato al massimo, io credo. Sono proprio poche note, ma il brano mi suona comunque completo, diretto, arriva insomma all'orecchio. Sì, io l'ho ascoltato e sì, hai ragione tu, arriva, è molto leggero, piacevole. Diciamo che è un bel pezzo. Esatto, ma è molto essenziale. Cioè essenziale ma completo secondo me, almeno è quello che ho cercato insomma di fare.
E invece io. Poi però ce ne sono pure altre. Vai, sì, dimmi tu. No, no, no. Dimmi, tu? Dimmi. Ce ne sono pure altre. Dimmi, dimmi. No, no, dimmi invece tu. Io sono invece ho ascoltato l'album così, ho visto anche qualcosa su YouTube. Infatti i nostri amici possono andare su YouTube a vedere i tuoi video, quelli Vito Antonio Mastrangelo, vi se ricordiamo. Vito Antonio Mastrangelo, tocca dirlo bene perché sì, è sì, complicato. Dopo facciamo una bella... Guarda, lo spelling. Lo spelling, bravo. Dopo li mettiamo proprio lì, bello pulito pulito, in modo che riescano a ricercarti, tac, al volo. E io ho ascoltato Circolos, che è un bel pezzo. No, sì, se questo è quello, sì, no, 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 questo forse è quello, diciamo, tecnicamente un pochino più elaborato, in cui uso più tecniche, un po' più chitarristico. Ecco, ecco perché a me è piaciuto. E devo dire che è molto apprezzato, cioè uno di quelli più apprezzati da chi li ascolta, quindi hai fatto una buona scelta. Allora, Vito, io ti chiamo solo Vito, poi sai... Sì, in confidenza, in poi confidenza. Il nome intero lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo, certo. Allora, io farei ascoltare questo pezzo che a me è piaciuto un sacco ai nostri amici e poi magari torniamo a fare due chiacchiere con te, che ne pensi? Va bene, perfetto. Dai, amici, Circolos, tutto per voi, Vito Antonio Mastrangelo, qui a Punto Zero. Thank you.
Wow, che pezzo! Devo dire che questo pezzo a me è piaciuto un sacco, infatti ve l'ho fatto ascoltare per quello. E il mio amico Vito Antonio Mastrangio, che è qui al telefono con me, mi aveva consigliato, ha detto sì, è un pezzo molto elaborato, molto complesso, che piace tanto. E ha ragione, vero Vito? Sì, almeno questa è insomma la risposta che ricevo in genere quando lo suono. Quindi... I tuoi progetti attuali quali sono, oltre alla promozione di quest'album che sta andando, come mi dicevi, molto bene? Ah, sì, la promozione di quest'album in primis, poi ovviamente da musicista io suono vari progetti e Ah, già, è probabilmente vero. neanche so tutti quelli in cui suonerò, perché sai, ti trovi a conoscere altri musicisti e a partecipare ad altre cose. Al momento più recente è quello con Patrizia Pellegrino. Sì, che fai parte della sua band, giusto? Stai suonando con loro sì, adesso. Esatto, e con cui facciamo musica napoletana, diciamo, stiamo portando in giro un tributo alla musica napoletana ed è, diciamo, un'esperienza nuova per me e mi piace perché ho sempre fatto cose, diciamo, moderne, pure questo album dei soundtrack comunque ha delle battute tracce originali che strizzano anche a volte l'occhio a generi piuttosto moderni. E con lei invece faccio qualcosa di tradizionale, cioè mi misuro un po' con la tradizione, insomma, la canzone napoletana che sinceramente certo. Prima conoscevo poco e che invece alla chitarra almeno è molto gradevole. Cioè, vabbè, è un genere che comunque che è molto apprezzato, vabbè, nel sud Italia, sì. Ma comunque sì, è molto apprezzato, voglio dire. Beh, tu capisci che per uno che è iniziato suonando metal, insomma, sì. Magari non mi aspettavo proprio di trovarlo così piacevole, invece sì. Hai visto, una nuova scoperta quindi. Esatto, anche per un capito... artista come te, comunque sì, hai visto, ci sono delle nuove scoperte, dei nuovi campi dove puoi inoltrarti, mettiamola così, e scoprire dei modi nuovi di suonare la tua chitarra. Sì, mi ci sto quasi specializzando in qualche modo perché mi trovo a suonare anche con un altro artista, Mario Somma, che fa sempre proprio musica napoletana tradizionale, quindi in qualche modo, per qualche ragione sono diventato esperto e mi piace pure. Oltre a questa tua avventura nella musica tradizionale napoletana, altri progetti, altre cose che ci vuoi raccontare, magari aneddoti che ti sono capitati? In realtà adesso, vabbè, oltre appunto all'attività live, insomma, insegno musica in più scuole, più fasce d'età, eccetera, eccetera, oh, e mi sono trovato a... Questa è una cosa molto difficile da fare però. A più fasce d'età vuol dire che comunque a che anche fare... bambini piccoli, anche bambini piccolissimi si sono specializzato. Non so se conosci il metodo Orff, se l'hai mai sentito? L'ho sentito, sì. Mai sentito, ecco, sono andato più volte a Salisburgo a specializzarmi e quindi insegno anche bambini piccolissimi. Mi è capitato di insegnare anche alla materna. Cioè, è una cosa molto difficile, come dicevo prima, perché comunque i piccolini vanno gestiti in un modo, le persone più grandi ci sono altri modi sì, per gestire, quindi ci sono due fatiche diverse, due modi diversi di porsi, è molto difficile. Diciamo che devi combattere completamente i tempi morti con i bambini piccoli, devi sempre essere molto attivo, sì, perché insomma la loro soglia di concentrazione cade subito, quindi... Sì, cercare di interessarli a 360 gradi poi. Però visto che io sono uno che si annoia abbastanza facilmente, devo dire che alla fine mi sono trovato bene. Sì. Perché se ce l'hai già se nelle non tue annoiare corde... me non annoio neanche io. Dicevo, se l'hai già nelle tue corde, comunque sia il fatto che non ti devi annoiare, non riesci a non far annoiare esatto. Anche gli altri, ecco, sì. Invece, ancora parlando del tuo daily life soundtrack, queste 11 sì. Tracce fantastiche che adesso gireranno per tutta l'Italia, penso. Dove lo possiamo trovare quest'album? Allora, lo trovate su tutti i digital store. Per quanto riguarda la forma, diciamo, fisica, potete contattarmi direttamente sulle mie pagine artistiche, sempre mettendo il mio nome e cognome, Vito Antonio Mastrangelo. Quindi hai una pagina Facebook, Twitter? Io ho una pagina Facebook... Guarda, Facebook e YouTube principalmente sono, diciamo, quelli che uso di più. Ok. E poi trovate tranquillamente su Amazon, iTunes, Spotify, insomma, su tutti... In digitale mi trovate praticamente... Dappertutto. Ovunque, sì, edito da video radio. Ok, Vito. Io adesso farei rilassare un attimo i nostri amici con un altro tuo pezzo, perché anche questo mi è piaciuto tanto. Dimmi tu se ho fatto una buona scelta. Si chiama Vortex. Ah sì, secondo me hai fatto un'ottima scelta, soprattutto ecco anche questo per il riscontro che ha
dal pubblico e per il fatto che in qualche modo ho sperimentato qualcosa che si avvicinasse all'elettronica, cioè un genere che con la musica acustica ha veramente poco a che vedere. E Però quindi, diciamo. mi incuriosiva la canzone che mi hai detto prima. Allora facciamo così, facciamo ascoltare Vortex ai nostri ascoltatori, poi rientriamo un attimo per i saluti e gli facciamo ascoltare la tua canzone preferita poi, ok? Va bene, d'accordo, Allora amici, d'accordo. Vortex per voi, Vito Antonio Mastrangelo qui a Punto Zero. Ascoltatela! Bella questa Vortex di Vito Antonio, il nostro amico, il Mastrangelo, Mastrangelo. Mi è piaciuta un sacco, sì, proprio bella. Voi amici, che ne dite? Un bel pezzo, vero? Vito, tu invece cosa ci dici? Ti è piaciuta la tua canzone? Che Bah, domanda. guarda, mi sembra di conoscerla, di averla già sentita ogni tanto.
mi ricordava qualcosa, però non si. Ma tu devi dire, guarda, ma chi è sto speaker? No, 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 simpaticissimo, no, no, no. Guarda, faccio del mio meglio, cioè nel senso, due risate fanno sempre bene a un'intervista. Dai, raccontaci un po' i tuoi progetti prossimi, quelli più vicini, e poi salutiamo i nostri amici. Allora, sì, conto di andare a promuovere un po' il disco in giro, partendo dalle esibizioni per strada in Germania, a metà luglio, già dal 16, credo. Wow. Probabilmente... Sì, già l'ho fatto l'estate scorsa, insomma, senza il CD, adesso che anche il CD è... Vabbè, meglio, dai, sei online, quindi ancora meglio. Mettiamola che sei accompagnato, dai, hai una buona spalla. Sono accompagnato. Sì. Esatto. Va bene, in Germania suonerai per strada, hai detto inizialmente? Parto da lì, poi avendo già insomma un po' di contatti già presi l'anno scorso, dovrei anche trovare altre situazioni. Siamo all'estate, per i musicisti in genere è il periodo in cui si suona di più. Eh sì, quindi live nelle piazze, esatto. Live nei locali, ci sta, esatto, ci sta, esatto. Sempre, ecco, sì, infatti, va bene, a noi ha fatto un sacco piacere averti qua, avere artisti della tua portata qui in trasmissione con noi, è sempre bello, siamo sicuri che i nostri amici da casa avranno apprezzato comunque sia i tuoi brani, la tua simpatia, il tuo modo di fare, il tuo essere così leggero comunque anche... in questa situazione. Ah, lo spero, guarda, spero di non averti fatto perdere ascolto, insomma. Ma no, ma me ne avrei fatto guadagnare sicuramente. Ma scherzi, ma quando mai? Un artista come te non può che giovare a una trasmissione come la mia. Gentilissimo, guarda, se dici così, chiamami più spesso. Ma ti chiamerò sicuramente 3-4 volte l'anno, soprattutto quando sei in ferie. Ah, quando perfetto. Sei in vacanza riceverai la mia chiamata, così, giusto per romperti le scatole. Ma ogni tanto mi farà piacere comunque chiamarti per sapere come stai. Allora, ricordiamo in tutti i digital store il tuo Daily Life Soundtrack, queste 11 tracce bellissime che trovate su tutti i digital store. Se invece volete il CD, quello materiale, quello da mettere in macchina, da portarvi in giro, che poi esatto, in macchina, il buon vecchio CD. Il buon vecchio CD ormai, chi l'avrebbe mai detto che in così poco tempo. Sì, infatti. Sarebbe passato di moda, ecco. No, comunque, se volete il buon vecchio CD, contattate il mio amico Vito Antonio Mastrangelo, ve lo ricordo per intero. Vito Antonio Mastrangelo, ve lo ricordo per intero, contattatelo sulle sue pagine ufficiali e sarà lieto di portarvelo a casa e farsi offrire un caffè da voi, se siete vicini. Sì, soprattutto il caffè. Se siete nelle vicinanze, se invece siete lontani, il buon vecchio metodo della spedizione penso sia il migliore. Spediamo. Però poi mi devono spedire anche il caffè. Eh sì. Fate uno scambio alla pari, cioè nel senso, ti arriva il CD e tu mi mandi una tazzurella e caffè. E tu mi mandi. Esatto. Visto che stai suonando. Molto bene. Io ti ho chiesto prima, fuori onda, qual è la tua canzone preferita e tu mi hai detto questa, Celestial. Sì. Ok. Allora, noi ci salutiamo e facciamo ascoltare questo brano ai nostri amici a casa. Va bene, è stato un piacere. Un saluto a te e agli ascoltatori. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Vi ricordo ancora su YouTube per vedere i suoi brani, i suoi video, Vito Antonio Mastrangelo. Grazie di essere stato qua con noi a Punto Zero. Grazie a te e agli ascoltatori. A presto e buon lavoro nella promozione del tuo Grazie. Album. Ok, ci ha fatto un sacco piacere. Ciao, alla prossima! Ciao!